Ragazzuoli, tenetevi forte perché questa è una notizia che, qualora venisse ulteriormente confermata, perché è già stata confermata, sarebbe abbastanza clamorosa, anche se in tantissimi magari potevano aspettarsi una cosa del genere. Parliamo di Pallone d'Oro e parliamo del fatto che molto probabilmente Cristiano Ronaldo e Messi saranno fuori addirittura dal podio dopo 10 anni. Ragazzi, dopo essersi spartiti 10 palloni d'oro, 5 palloni d'oro a testa, per la prima volta dopo 10 anni, Cristiano Ronaldo e Messi fuori dal pallone d'oro. Ciao! This is Gabo, bene a tutti da me, siamo tornati con questo nuovo video, ma prima di continuare vi invito a scaricare tramite il link in descrizione OneFootball, la mia applicazione preferita e di riferimento per seguire tutto il mondo del calcio. In realtà la notizia è stata lanciata, o meglio l'indiscrezione è stata lanciata il 12 novembre 2018, oggi siamo al 20, quindi già qualche giorno fa, ma è passata inosservata. Per quale motivo? Perché è stata lanciata da Eric Mamrut, scusate se lo dico male, ma è la prima volta che lo sento, che praticamente è non lo so se è un giornalista, uno speaker di Radio France International, RFI. Che cosa ha detto il 12 novembre? Ha detto che gran parte dei voti dati ai giocatori per il prossimo pallone d'oro sono già stati scrutinati e che ne sarebbe uscito fuori praticamente il vincitore. Oltre a questo, il fatto che Cristiano Ronaldo e Messi non risultano tra i primi tre, quindi tra quelli più votati. Non solo, perché voi dite, sì, no, c'è anche un'altra cosa che è stata detta, ossia addirittura chi dovrebbe vincere il pallone d'oro e il podio in ordine. Vado dal terzo posto e arrivo al primo, ve li svelo piano piano, non so se saranno veri, lo scopriremo il 3 dicembre. Qualora dovessero essere confermati, ragazzi, questa sarebbe praticamente la lista col podio corretto del pallone d'oro 2018-2019. Al terzo posto, stavo a dire al primo, al terzo posto figura Kylian Mbappé, quindi dovrebbe arrivare sul podio perché? Perché ovviamente ha vinto il mondiale con la Francia, un giocatore così giovane che ha già vinto qualcosa. E mi permetto di premettere, di dire che quest'anno il Pallone d'Oro appunto è stato rivoluzionato proprio perché c'era un mondiale di mezzo. Bisogna considerare le prestazioni dei singoli ai fini della vincita del Pallone d'Oro anche in ottica mondiale. E Mbappé lo ha vinto. C'è da dire che ci sarà anche un pallone d'oro giovanile e che al 99,9%, se non al 100%, lo vincerà appunto Kylian Mbappé. Quindi mi sembra giusto che non vinca anche il pallone d'oro, anche perché è giovanissimo, gli fanno vincere quello giovani che è stato creato praticamente quest'anno e poi sicuramente potrebbe avere la possibilità negli anni a venire di vincerne almeno uno. Al secondo posto, ed è qui già che uno rimane abbastanza a bocca aperta, ma io e Fabio ve lo avevamo anticipato in un video di qualche mese fa, di qualche tempo fa, appena finito il mondiale, perché avevamo già fatto un video simile in cui dicevamo: fate attenzione a Varane, che è l'unico francese ad aver vinto il mondiale e la UEFA Champions League. Ebbene, secondo questa classifica, ragazzi, arriverà secondo al pallone d'oro. Ovviamente, se non ci stanno Messi e Cristiano Ronaldo sul podio, Varane ve l'ho detto e Mbappé ve l'ho detto, qualcuno potrebbe già iniziare ad immaginare chi sarà il vincitore del pallone d'oro. Ci siete arrivati? L'avete capito? È Griezmann? No! Non è Griezmann. Griezmann non risulta e non so per quale motivo, nonostante sì abbia vinto un mondiale e un'Europa League, ma ragazzi hanno deciso di schiaffare al primo posto addirittura Modric. Sarebbe tra virgolette abbastanza clamoroso, quindi in teoria il vincitore del prossimo pallone d'oro il 3 dicembre sarà proprio Luka Modric, che con Real Madrid ha vinto la Champions League come ha fatto Cristiano Ronaldo, ma è arrivato anche in finale di un mondiale. Qua si potrebbe scatenare un putiferio mediatico, ci potrebbe essere qualcuno che dice: ma non è giusto perché alla fine bisogna considerare anche appunto la vincita del mondiale. L'unico francese del Real Madrid che ha vinto il mondiale e che ha vinto anche la Champions League è proprio Varane. Bisogna anche considerare le prestazioni, ragazzi. Varane evidentemente non si è messo in mostra fino a quel punto,
tanto da meritare la vincita del pallone d'oro, molto probabilmente Luka Modric lo hanno visto più trascinatore di una squadra in una finale di un mondiale. Ecco, credo che il criterio utilizzato per stilare la classifica, se poi alla fine si rivelerà tale, sia proprio questo. Fatto sta, ragazzi, che Cristiano Ronaldo qualcosa l'ha vinta, perché comunque non avrà vinto un mondiale. Sì, vabbè, non è arrivato in finale dei mondiali, non ha vinto il mondiale, ma comunque ha trascinato il Real Madrid a vincere la Champions League. Messi, vabbè, a livello dei mondiali niente di che, ma comunque ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Spagnola. Quindi insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta. Qui ripeto, la differenza quest'anno l'ha fatta semplicemente il mondiale. Dicevo, questa è una classifica che è stata riportata da Erik Mamrut 10 giorni, una decina di giorni fa, ma adesso è stata riconfermata anche dall'Equipe. Ed è da qui che iniziano a prendere piede le ipotesi che, chi lo sa, visto che la notizia è stata confermata, magari avvicinandoci al giorno X della premiazione potrebbe essere realistico quello che è stato tirato fuori, e non pensate a male. Ripeto, lo dovrebbe vincere Modric, Varane secondo e Mbappé terzo. La cosa clamorosa è che appunto dopo 10 anni, dopo 10 palloni d'oro spartiti equamente, Messi e Ronaldo non figureranno tra i primi 3 classificati. Sì, ragazzi, è abbastanza clamoroso. Gli anni iniziano a passare anche per Cristiano Ronaldo e per Messi, e chi lo sa che questo sia l'anno di svolta che non consentirà più a Messi e Ronaldo di vincere i palloni d'oro a venire. È ovvio che uno c'ha una carriera che va a salire, poi se sei in campione ovviamente vai sempre più a salire, ma quando gli anni arrivano a un certo punto è ovvio, è normale che sia così. Io voglio sapere voi che cosa ne pensate nei commenti e di questa classifica che vi ho stilato. Quindi, se secondo voi alla fine lo vincerà realmente Modric, ma perché poi Griezmann non è stato minimamente inserito tra i primi 3? Comunque ha vinto, ragazzi, un'Europa League. Il mondiale lui lo ha vinto, teoricamente ha vinto una competizione europea e anche un mondiale. Ognuno poi vota e giudica in base a dei criteri anche personali, e non solo prendendo in considerazione le abilità tecniche del giocatore, quello che il giocatore poi ha tramutato sul campo e ha fatto vincere alla propria squadra, che sia nazionale ma anche club per quest'anno, e via dicendo. Sono tantissime variabili, ragazzi, siamo esseri umani. Voi mettetevi nei panni di chi deve votare, è ovvio che ognuno si fa un'idea ben precisa. Quello più votato ovviamente è quello che vince il pallone d'oro. Fatemi quindi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, ma soprattutto io vorrei sapere se veramente questo è l'anno di svolta che sancirà la fine del predominio Ronaldo-Messi, o seppure magari negli anni a venire, per quest'anno la vedo veramente difficile, Ronaldo e Messi, nonostante l'età avanzi, avranno possibilità ulteriore di vincere qualche altro pallone d'oro. Fatemelo sapere nei commenti, anche se diventerà davvero difficile perché di giovani di prospettiva ne stanno uscendo fuori veramente tanti. E Mbappé ovviamente ne è l'esponente. Lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio. Commentate col vostro parere. Voglio il vostro podio, ragazzi. A prescindere dalla classifica che è stata stilata, voglio sapere voi che cosa ne pensate. Chi mettereste al primo, chi al secondo e chi al terzo? Chi secondo voi realmente vincerà il pallone d'oro di quest'anno? Vi ricordo di scaricare tramite link in descrizione OneFootball, la mia applicazione preferita e di riferimento per seguire il mondo del calcio. Detto questo, vi invito anche ad iscrivervi al mio canale Telegram, ma anche a seguirmi su Instagram, perché vi invio le notifiche dei video che ultimamente YouTube non sta mandando. Detto questo, a voi la parola nei commenti. Sarebbe veramente clamoroso, ragazzi, ma ho il sentore che questa notizia potrebbe trovare conferme. Detto questo, ciao!